Fine gara con Davide Milone, preparatore atletico dell'F Volley Santa Teresa. Ecco, con te analizziamo l'aspetto atletico. Hai fatto un grosso lavoro quest'anno, adesso siamo alle porte delle gare decisive. Com'è la condizione fisica delle ragazze? La condizione fisica è ottima, siamo chiaramente in una fase, diciamo, preparatoria ai playoff, in cui stiamo affinando alcune cose, piccoli acciacchi che chiaramente vengono da un anno di gioco. Comunque tutto sommato siamo, diciamo, in una situazione ottimale, tranne qualcuno che soffre di qualche piccolo problemino. A parte i problemi di piccoli infortuni, dal punto di vista atletico avete fatto dei richiami di preparazione in queste ultime partite? Sì, queste ultime settimane. Sì, in realtà abbiamo fatto sempre un lavoro fisico durante tutto l'anno, però ultimamente, chiaramente, da quando c'è stata la matematica, diciamo, il matematico primo posto, ci siamo concentrati su un lavoro di carico che ora andiamo smaltendo per le fasi, diciamo, finali. Invece, per quanto riguarda l'infermeria, Alessandra Maccarrone, Alessandra Munafò, che insomma mi sembrano quello un pochettino più... La Munafò mi sembra quasi sulla via del pieno recupero. Sì, la Munafò è sulla via, anche se oggi ha preso un'altra botta, però diciamo non dovrebbe essere niente di grave e non sta accusando fastidi. La Maccarrone? La Maccarrone sta facendo terapia, anche se pure lei ha problemi alla spalla e al ginocchio, cose che in realtà erano già comparse durante l'anno, ma sta diciamo migliorando. Infatti la partita scorsa ha giocato libero anche per gestirla e quindi diciamo si è in una fase di recupero. Invece per quanto riguarda l'ultima arrivata, Nina Gio, dal punto di vista atletico in che condizioni? Perché veniva da un anno di inattività. Certo. Lei in realtà, certo, abbiamo un tempo limitato con lei, poi c'è stato anche il discorso che dopo la prima partita ha avuto un problemino muscolare, quindi la settimana non si è riuscita a allenare molto bene, però ora ha recuperato tutto, quindi da questa settimana comincerà due settimane di carico preparatorio per quello che riusciamo a fare per metterla nelle condizioni migliori. Stai facendo un lavoro personalizzato proprio su di lei? Sì, per lei sì, per lei è un lavoro personalizzato. Ecco, siamo, diciamo, nella fase finale e principale della stagione. Come ti sei trovato in questa prima stagione a Santa Teresa? No, diciamo, siamo quasi, sì, sì. Non è il momento di fare, no, ormai. Mi sono trovato veramente bene, dico, la società non fa mancare mai niente, neanche, diciamo, sia dal punto di vista di materiale che di presenza, per quanto riguarda il mio campo dal punto di vista medico non si è fatto mai mancare niente, quindi questa è una cosa fondamentale in una società che ha intenzione poi di andare avanti, quindi in realtà da questo punto di vista è stata una fino ad ora un'annata perfetta. Grazie. Grazie a voi.